Ciao Lollotti, come leggete dal titolo, abbiamo usato il gin rickshaw, cioè il rickshaw, non so se adesso in italiano si dice già completo oppure solo rickshaw, comunque conosciuto anche come rickshaw dal francese. Era giusto per pompare un attimo il fatto che avendo già il kimono, avendo già tutto stile, tema, kimono tradizionale e così via, facendo il pacchetto completo, avevo detto sì, dai, andiamo a fare un giro con questo coso. Quindi, bando a altri commenti, buona visione.
Ecco qua, vi dico che non è stato molto facile fare questo video, più che altro perché più per le cose da vedere, perché veramente siamo stati brevemente, cioè è stato più il tempo che ci ha portato in giro che a farci vedere qualche cosa. Ovvio, ci ha spiegato i vari templi, varie cose, le strade e così via, se no ci ha chiesto tante domande personali, però più che altro anche dalla rickshaw, per farlo più semplice, ci ha messo sopra la specie di tendina, quindi era bloccata comunque la visuale, e con il kimono era un po' difficile spostarsi per guardare le cose. La velocità in cui ci ha portato Taro, che è il nome della nostra guida, è originale, non ho modificato, non l'ho velocizzato. Andava veramente con questa velocità. E dici, minchia, per una persona così minuta, a portare due persone non è male come cosa. Spero che comunque vi sia piaciuto. Se avete anche qui delle domande specifiche, sono lieta di rispondervi. Non ho filmato tutti i templi che siamo andati a vedere, tipo quello lì tipo il tempio delle separazioni, e sì, perché a Kyoto ci sono oltre 3.000 templi per ogni minima cagata praticamente. Non li ho visti tutti, non è impossibile perché ci sono grandi, piccoli, nei centri commerciali, come avete visto nei video precedenti, è veramente impossibile. Come fai a fare tutto in pochi giorni? Devi viverci lì, e penso che neanche uno di Kyoto stesso li abbia mai visti tutti. Per questo video non ho nient'altro da aggiungere. E quindi vi saluto e ci vediamo a un altro video. Ciao!